Buongiorno, grazie, benvenuti. Il mio compito sarà brevissimo. Dire soltanto a nome dell'Associazione Enrico Berlinguer che abbiamo cercato con le cinque sezioni che avete attraversato di... non sappiamo naturalmente se l'obiettivo che ci eravamo posti lo abbiamo raggiunto, che è quello di rappresentare Enrico Berlinguer. Che cosa è stato Enrico Berlinguer per il suo partito, per il Movimento Comunista Internazionale, per l'Italia? Avete visto dei grossi, dei estesi pannelli. Aspettiamo il giudizio. Io devo ringraziare il sindaco, il presidente del Palaespo per il sostegno, l'accoglienza a questi due padiglioni. Naturalmente volevamo fare una cosa un po' più ristretta, ma i due padiglioni, insomma, abbiamo un po' esagerato, ma questo è un compito soltanto mio alla fine. Non è, hanno lavorato, la squadra degli architetti è la stessa che ha allestito la mostra nel 2011 Avanti Popolo all'ex acquario, è stata integrata da giovani storici e il prodotto è sottoposto al vostro giudizio. Abbiamo ricevuto tanti sostegni, documenti e naturalmente il ringraziamento va innanzitutto alle figliole qui presenti, a Bianca, a Maria, a Laura, a Marco che ci ascolta da Barcellona, e per libri e documenti che per due mesi si sono privati, ma state tranquille che sarà tutto riconsegnato. Sono venuto io a prendere i documenti e ritornerò io a portarveli tranquillamente. Le strutture del gabinetto, la segreteria, il sindaco, la struttura del Palaespo è stata per noi di grande aiuto. Alla fine naturalmente noi ringrazieremo anche con un abbraccio tutti coloro che ci hanno sostenuto. Come avete visto, tutto il materiale è con il logo della Presidenza del Consiglio, perché insieme ad altre fondazioni, ieri sera c'è stata la presentazione in Abruzzo di un documento Berlinguer in Abruzzo e proseguiremo con le iniziative. Siamo stati, diciamo, destinatari di finanziamenti del bilancio dello Stato e selezionati dalla commissione che esamina i progetti presentati, quindi tutto il materiale è con il logo della Presidenza del Consiglio.